ascoltatori, buongiorno a tutti e tanti auguri. Finalmente stiamo festeggiando il nostro Capodanno e ci troviamo in Colombia. Ieri è stata una giornata davvero distruttiva, siamo arrivati alle 11 di sera, abbiamo festeggiato in camera da letto e ora ci rifacciamo assaggiando un po' di specialità tipiche del posto. Come potete vedere abbiamo iniziato con qualcosa di molto leggero. Che cosa allora, abbiamo questa preso? È una zuppa di pollo e patate. Ok. Non male. Questa invece è l'arepa. L'arepa. Ci siamo segnati i nomi e poi dopo andiamo a vedere bene. Ok, questo è tipo un dolce questo qua. Ora giusto? Lo assaggiamo. Non lo so. Sì, mi sembra che è più qualcosa di dolce. Sì. Mm. Questa è sempre fatto con la patata. Ah, questo si chiama almohà. Almohà, vedi, è sempre dolcino. A base di formaggio mi sembra. Comunque qua usano tanto il formaggio. Vabbè, questo è lo yogurt, papaya. Ah, questo è il succo di lulo. Lulo, che è un dice frutto è tipico di qua, sì. Qua. E poi, ah, ora, questo pure. Ah, Bucaillo. Bucaillo sempre con formaggio. Dobbiamo provare. Vediamo. Vediamo come sto succo. Vediamo. Leggero. Dolce? No, molto acquoso. Voto da 1 a 10. Oh. Vieni a assaggiare. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Vai. È arrivata l'omelette ed è arrivato anche l'uovo strapazzato. L'uovo strapazzato. Però ora assaggiamo il bucaillo cheese o cheese, non so preciso come si dice. Vediamo com'è. Sono questi tutti pezzetti di formaggio e poi c'è una salsa sotto. Salsa di? Tipo un frutto, una marmellata con formaggio. Com'è? Particolare, buono. Buono? Non male. Approvato. Non ti piace? No. Ha bocciato il bucaiglio. Allora, colazione terminata, adesso siamo nella nostra stanza di hotel che vogliamo far vedere perché è veramente molto figa e bella. Prima di tutto vi facciamo vedere il panorama che ci sta fuori, guardate qua. Allora, un po' di baraccopoli, qualche palazzo un po' più nuovo. Un po' più nuovo, diciamo, comunque questa è una zona, tra virgolette, molto tranquilla, diciamo buona, almeno così era scritta nelle recensioni. Questo è il nostro letto. Infatti si consigliano di non dormire alla Candelaria, che è la zona centrale la sera. Ok, Candelaria assolutamente non andare a dormire. Ma questa zona neanche qua ti ricordi girare. Come si chiami? Come si chiama? Dovrebbe essere la zona rosa questa. Zona rosa. Qui invece è il nostro letto, che ha questo bellissimo scaffale. Poi la parte più figa è la vasca da bagno e idromassaggio centrale, questa qua, con questo mosaico veramente molto bello. E qui abbiamo trascorso il nostro Capodanno con le nostre tisane, il posto che abbiamo messo. E l'altra parte ancora bella è questo lavandino qui. E poi abbiamo il bagno con questa doccia enorme. E il bagno, ovviamente il bidet non c'è perché non si usa. E questo, diciamo, è l'unico problema. Questa è la nostra camera, bella grande. Prezzo veramente molto economico. Abbiamo pagato tipo 2 notti intorno ai 120 euro ed è anche inclusa la palestra che siamo andati a fare stamattina e la sauna non lo sappiamo ancora, lo scopriremo stasera, vediamo un po'. E ora ci prepariamo e iniziamo a uscire e andiamo a scoprire un po' Bogotà. Muy buenos días. Buenos días. Allora, il modo migliore per spostarsi in questo momento a Bogotà è tramite i taxi. E in pratica sono venuti ad accompagnarci fuori stesso i ragazzi alla reception per raccomandarci di non andare oltre la settima strada, la carrera 7, perché quella l'altra virgolette è un po' più pericolosa, meno turistica. E ora stiamo andando al centro a visitare il cuore di Bogotà. Mucho graffiti. Centro. Questo è il centro. Ok. Tienes que tener cuidado. Telefono. E más allá si toca el otro que es la Torre Colpatria. Allora, la nostra prima tappa sarà Monserrato.
Montserrat, questo è solo l'inizio della fila, è lunghissima. Dobbiamo arrivare laggiù. Sì, esatto. Diciamo che il problema di oggi è che in pratica, essendo il primo dell'anno, stanno tutti quanti chiusi. Infatti abbiamo fatto una camminata al centro con un tassista, con quel tassista che aveva fatto vedere, davvero gentilissimo. Siamo stati con lui in macchina quasi 20 minuti abbondanti per arrivare sia al centro e farci vedere un po' tutta la piazza. Abbiamo speso soltanto 25.000 dollari colombiani, che sarebbero circa 5 euro. Per questo è molto conveniente girare con il taxi. Essendo questo l'unico posto dove ci sono turisti, potete vedere ci sono tutti i venditori ambulanti che vendono acqua, patatine, tutte cose, diciamo, per bere. Allora, abbiamo appena fatto il biglietto, abbiamo pagato, mettiamo a fuoco, 28.000 dollari colombiani, che sarebbero sempre in circa 5-6 euro. E ora in due andate e ritorno, in due andate e ritorno, e ora andiamo a fare la terza fila. Ah, ma come la vedi sta cosa che non ci sta un italiano e i veri stranieri qui in mezzo? Siamo davvero quasi tutti del posto, perché in effetti oggi, essendo giorno di festa, tutti quelli del posto sono liberi e quindi vanno a farsi la passeggiata. È incredibile, non abbiamo incontrato da quando siamo sbarcati con l'aereo un solo italiano. Però c'è qualcuno con la pelle più chiara. Vabbè, tu già sei più scuro, quindi vabbè. Io so proprio. Allora, ma come ci si veste qui a Bogotà? Bogotà è una delle zone un po' più freschette, almeno da quello che abbiamo letto sui blog. E anche da quello che abbiamo provato, testato. Sì, più o meno la temperatura è come Ischia. Forse è un pochino più caldo, quando esce il sole picchia, sì. Fa caldo. Però infatti ci siamo messi, vedete, giubbino, jeans normale, sotto che c'hai? Ho un pulloverino leggero e una maglietta. Okay. Se no il maglione. No. Pure io per esempio mi sono messo giacca a vento e poi ho messo la maglia a maniche corte sotto. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. In pratica siamo in trappola come le zoccole, no? Siamo in trappola come le zoccole. Amo, che piante sono queste? No, come sono strane. Ah! Fanculo. Coca-Cola non è per niente lo sponsor ufficiale di Monserramo. Benvenuto in Colombia. Amo, chi l'ha messo la rufestina? Ovviamente non può mancare un mega mercatino, tutte cose tipiche, anche carine, vero? Cosa? Cose carine e tipiche, vero? Sì, carino. Tutte colorate. Questo è un formaggio tipico di qua, che viene abbinato con questa salsa e marmellatina come quella che ti abbiamo mangiato a mezzogiorno. Però dobbiamo assaggiare questo. Dopo lo prendiamo. Pollo! In pratica qua è tutta la sezione street food, ci sta. Con l'intero proprio. Cos'è questo? Chunchudo si chiama, sono trippita del res. Trippita? Trippa? Del res. Del res, cos'è il res? De vacca. Ah, de vacca, vacca. Trippa de vacca. Già la saqué? Grazie. No, assaggiamo. Assaggiamo. Ok, sale, sale, listo, ya sale. Buono? Chicharrón, amiga. Grazie. Está bien preparado. Es algo diferente. Mangi. È duro. Dove paura, ma
È buono. Dopo. Siamo riusciti a sfuggire alle grinfie dei ristoratori che cercavano in tutti i modi di farci mangiare qualcosa, ma noi eravamo già troppo sazi perché abbiamo fatto una colazione strapiena e ora siamo arrivati qui. E ora Rossella ci spiega dove siamo. Ci troviamo a Montserrat, che è il monte più alto di Bogotà, è alto circa 3100 metri e oltre ad essere un luogo di culto molto sentito per la popolazione, infatti c'era, non so se avete visto prima, la funzione in chiesa, tutti per piena di gente, piena poi di tra gente. Lungo il percorso tutta la Via Crucis. Sì, è vero, con tutte le tappe della Via Crucis. E poi, come avete potuto vedere dai mercatini, è anche un luogo molto turistico dove le persone vengono a comprare souvenir e a mangiare le cose tipiche. La sera vuole assaggiare cosa al formaggio? Un po', com'è? Buono. Sì? Formaggio e questa salsa sopra? Caramello. Che differenza? Tra Parigi ieri e qua. Io ad esempio ora in pratica questo abbiamo pagato 4.000 pesos, che sarebbero meno di un euro in pratica. Ieri un panino 10 euro. Ciao sognatore, oggi siamo a Montserrat, dove potrai godere di una vista stupenda di Bogotà dall'alto a 3.100 metri di altezza. Guardate. Allora, è terminata la nostra visita a Montserrat e ora, dato che essendo il primo dell'anno e al centro di Bogotà è tutto chiuso, stiamo andando alla Cattedrale del Sal, che si trova a circa un'ora e mezza da Bogotà, quindi abbiamo cambiato un po' il programma e domani andremo a visitare il centro di Bogotà, perché siamo passati prima per il centro ma i negozi erano tutti quanti chiusi e sarebbe stato un peccato, diciamo, non vedere anche i musei stavano chiusi, sarebbe stato un peccato non vedere la città viva. Carino. Qui c'è tutto il suo incanto, che carino. Biglietto acquistato e ora andiamo a prendere anche l'audio in italiano. Che bello. Comunque una nota da tenere presente importante: il fatto che stiamo trovando veramente molta difficoltà a parlare con le persone, perché qui non parlano per niente inglese, cioè non lo capiscono proprio e diciamo, anche se infatti il tassista ci ha detto che ora è diventato obbligatorio impararlo. Ok, a scuola si sta iniziando a studiare perché per il turismo e per far crescere, diciamo, il turismo nel tempo. Oggetti di ultima tecnologia. Almeno possiamo ascoltare in italiano, no? Infatti capiamo qualcosa. Oh, sei pronta? Vedo la gente con gli elmetti. Andiamo a vedere un po' che c'è qua dentro. La Cattedrale del Sal è un luogo di culto unico situato a Zipaquirá, una città a nord di Bogotà, in Colombia. È stata costruita nel 1920 dai minatori di sale come luogo di culto e si estende per ben 3 km sottoterra. Ha subito un importante restauro negli anni 90 che ha portato alla costruzione di una nuova cattedrale sotterranea, ancora più grande e dettagliata. Presenta numerose sale, cappelle e altari scolpite nella roccia di sale, statue, altari e vetrate colorate. È stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nel 1995 a causa della sua unicità e importanza storica-culturale. È considerato un luogo di culto e pellegrinaggio per molti colombiani e visitatori da tutto il mondo e ospita anche numerosi eventi culturali, come concerti e spettacoli durante l'anno. La cattedrale è una tappa popolare per turisti che visitano Bogotà e le regioni circostanti e offre un'esperienza unica che combina arte, storia e spiritualità. Qua sono ancora le 4 del pomeriggio e adesso, dopo quasi 2 ore abbiamo fatto. Alle 2 sono le 16:12, dopo quasi 2 ore e 10 di tour, ora dobbiamo decidere che cosa fare.
In realtà dobbiamo andare a mangiare, ma il mio amore ha fame, sta cercando qualcosa da sgranocchiare. Che cosa hai visto, mo? Quelle cose là nella vetrina? Fritte. Fritte? Amo, guarda che carini questi cagnolini. Alla fine che cosa hai preso, mo? È tipo un panzerotto, però al forno, con pollo e prosciutto. Aspetta che è calda, ce l'hanno riscaldata. Questo è il posto che ci ha portato il tassista. Devo ammirare tutta la piazza da sopra. Piazza della Indipendenza. Qui ci troviamo nella piazza dell'Indipendenza. Sempre a Zipaquira. Piove proprio, cioè piove, non è che pioviccia, piove, cala acqua e cielo, amo cala acqua e cielo qua. Come si chiama questa zona? Il Corito. È il Corito. È pericolosa? Un poco sì, un poco. Un poco pericolosa? Sì, no, nonna? Non venire a casa. Ah, okay.